Presidente Marchesani, la storia continua, Chieti torna in A2, l'obiettivo è quello di far rivivere i fasti di quella che era la Chieti Basket degli anni 70-80. Ma assolutamente sì, l'obiettivo, come abbiamo detto, sportivamente parlando, è la permanenza nella categoria, anche per dare comunque un'importanza all'investimento fatto in estate, che sarebbe poi l'acquisizione del titolo di Montegranaro. È chiaro che, come ho detto prima in conferenza stampa, Chieti meritava un palcoscenico differente rispetto a quello che era l'anno scorso la Serie B. Siamo stati sfortunati come tutti gli altri, ma noi in primis, perché puntavamo appunto a salire vincendo il campionato dal Covid, quindi purtroppo ci ha bloccati. Abbiamo fatto questa operazione, se vogliamo anche di marketing, di acquisire questo titolo. Adesso ci godiamo la 2, riportando, come hai detto tu prima, i fasti di quello che era veramente la pallacanestro a Chieti qualche anno fa. Ora non resta che attendere quali saranno le decisioni della federazione, anche del governo, per quanto riguarda l'ingresso degli spettatori nei palazzetti. Sì, siamo nelle mani della commissione scientifica, e sarà la commissione scientifica a diramare le percentuali di capienza dei vari palazzetti. Speriamo che si arrivi, come ho detto prima, a un 50%, in modo tale da garantirci un minimo di pubblico importante, perché per noi poi rappresenta anche una voce in bilancio determinante. E dopodiché speriamo che il Covid vada pian piano scemando, in modo tale da riempire il palazzetto come Chieti è solita vedere, insomma. La famiglia Pantalone conferma il suo impegno nel Chieti Basket, si parte per una nuova avventura in Serie A2. Sì, diciamo che quest'anno sono onorato di ricoprire il ruolo di vicepresidente della squadra, tra l'altro nell'anno proprio della 2, quindi per me, che insomma da sempre sono innamorato di questo sport, è un motivo di orgoglio. E inoltre ovviamente la squadra della mia città, quindi c'è veramente tanta aspettativa e siamo molto carichi per essere riusciti a riportare il basket che conta a Chieti e per questa stagione che è ormai alle porte. Sì. Il presidente Gabriele Marchesani parla di salvezza come primo obiettivo, il vicepresidente cosa dice? No, l'obiettivo della società è la salvezza. Devo dire che in realtà abbiamo fatto un'ottima campagna acquisti, quindi la squadra che ne è venuta fuori è una squadra molto versatile, è una squadra energica che credo che ovviamente avrà l'obiettivo salvezza, ma credo che saprà far divertire i tifosi e probabilmente ci potrà togliere delle buone soddisfazioni.